Natale 2020, martedì 8 dicembre si festeggia l'Immacolata Concezione. Ci troviamo ad Agropoli, alle mie spalle ci sono gli addetti ai lavori che stanno ultimando il montaggio delle luminarie. Andremo un po' tra i cittadini a chiedere che cosa ne pensano di questo Natale 2020, se lo sentono questo Natale. Lo senti questo Natale? Natale è sempre una festa sentita. Il comune ha dato un piccolo segnale di questa illuminazione, il che è già importante. Speriamo che la pandemia vada via e possiamo un poco tutti festeggiare. Il Natale è per i bambini e festeggiamolo in modo corretto, mettendo la mascherina, non facendo assembramenti, lo vivremo meglio. Non sarà uguale, però è un Natale per tutti. Come lo vivrà questo Natale particolare? Ma con la famiglia e basta, purtroppo non potrò ricongiungermi con mio fratello che sta a Roma, la famiglia di mio fratello. Qui saremo la nostra famigliola, come tutti d'altronde penso. Lo sente quest'anno il Natale? Forse spiritualmente di sì, di più, in modo meno materiale, più spirituale. Sì, forse. Un messaggio che vuole mandare magari a chi ascolterà questo servizio, proprio un messaggio di speranza. Ma di cercare dentro di sé la bellezza del mondo, perché non si può andare in giro, di cercarla finalmente dentro di sé, dove ce n'è più che in abbondanza. Natale 2020, come vi state preparando e quanto lo sentite? A sentita lo sentiamo, però purtroppo con il Covid-19 è tutto rallentato, purtroppo. Questo Cosa ne pensa dell'installazione di queste luminarie da parte dell'amministrazione comunale? è. No, proprio, so per me, no, proprio. Lei come trascorrerà questo Natale 2020? Il Famiglia. suo messaggio, chi ascolterà questo servizio? Un messaggio di speranza. È un messaggio di speranza che la prima cosa è che passi presto. Il problema del virus, la prima cosa. E che poi che il governo, lo Stato faccia le cose per bene, perché altrimenti. Come trascorrerai questo Natale un po' particolare rispetto agli altri anni? Particolare, sì, con mio marito e la mia bimba che è qui con me e basta. Purtroppo questo è, quindi ci dobbiamo adattare e anzi sperare che finisca tutto il prima possibile. Cosa ne pensi delle luminarie che si stanno, ecco, montando in Piazza Vittorio Veneto? Ti piacciono? E certo, sì, perché almeno danno aria di festa e qualsiasi iniziativa presa è sempre positiva per me. Positiva, pazienza. Un messaggio che vuoi lasciare a coloro che guarderanno questo servizio, un messaggio di speranza più che altro. Assolutamente, speranza e fiducia che questo 2021 sia senz'altro migliore, ma ci vuole proprio poco perché sia migliore, quindi spero vada tutto bene. E lei quanto lo sente il Natale quest'anno? Zero, zero, zero. Oggi è la festa dell'Immacolata, come trascorrerà le vacanze natalizie? Guarda, è da mia sorella, che è a casa, io e mio fratello siamo in due e ce ne andiamo a casa di mia sorella. Stanno allestendo le luminarie nella piazza Vittorio Veneto, le piacciono? È una cosa male, a me non mi piacciono queste cose, queste lampadine messe così basse non mi piacciono. Lei quanto lo sente il Natale quest'anno? Molto meno dell'anno scorso. Come trascorrerà questo Natale? Credo da solo. Con qualche strettissimo parente e null'altro. Un suo giudizio sulle luminarie che si stanno allestendo in piazza Vittorio Veneto. Vederle finite prima. Così mi sembra qualche novità rispetto all'anno scorso. Però non bisogna vederle accese. Suo messaggio di speranza a chi seguirà questo servizio? No, spero che finisca presto. La pandemia intendo. E poi si ricomincia. Quanto lo senti tu questo Natale? Metà a metà. E perché? Covid.
Che cosa vorresti per Natale? Non lo so, mo vediamo. Hai detto Covid, quindi nella tua letterina Babbo Natale potresti chiedere anche qualcosa per farlo sparire. Ci hai pensato? Sì. E quindi cosa scriveresti? Il vaccino. Natale è diverso rispetto agli altri. Quanto lo senti? Lo sento perché comunque Natale è Natale, l'evento della nascita di Gesù è sempre la stessa, certo. Sarà vissuto in maniera diversa da un punto di vista esteriore, meno feste, meno passeggiate, meno incontri, però da un punto di vista spirituale l'evento è sempre lo stesso. Lei come lo trascorrerà questo Natale 2020? Io con i miei figli che fortunatamente, almeno mi auguro, riescano a tornare dai posti in cui stanno per studiare. Si stanno allestendo le luminarie in piazza Vittorio Veneto, le piacciono almeno da quello che possiamo cominciare a vedere? Sì, sono molto belle, mi piace molto la stella qui, la stella di speranza, la stella di rinascita. Ecco, vuole dare un messaggio di speranza a coloro che guarderanno questo servizio proprio in vista del Natale? Noi mettiamocela tutta, sicuramente ne usciremo da questa situazione. Grazie. È un Natale un poco atipico quest'anno per via di questa pandemia, però speriamo che sia un Natale all'insegna del buon senso, soprattutto da parte di tutti, e per i bambini qualcosa in più, anche perché io ho una bambina piccola, tenerla a casa è un po' difficile, però dobbiamo stringerci tutti insieme, speriamo per un Natale migliore. Tuo parere sull'allestimento delle luminarie che si stanno montando qui in piazza Vittorio Veneto? Sì, l'albero lo stavo prima vedendo, è molto bello anche rispetto agli altri anni, poi di sera fa un effetto molto particolare. E poi ho visto che stanno montando tipo un arco, è qualcosa di suggestivo, sempre bello vedere per il Natale, soprattutto per i bambini, ripeto. Natale 2020 è un Natale diverso dagli altri anni, quanto lo sente? Molto, già che non posso vedere i miei genitori è una cosa che mi fa soffrire tanto. Sono già 2 mesi che non li vedo e questa cosa mi fa proprio male. Però per la salute si fa questo ed altro. Poi il Natale si festeggerà l'anno prossimo con la salute, la prima cosa. Un suo messaggio di speranza per questo Natale 2020 a chi seguirà questo servizio? Tanta pace, amore e soprattutto vogliamoci bene, perché questa pandemia sta portando solo odio, secondo il mio punto di vista, e allontana molto le persone. Questo non va bene. Siccome già siamo lontani per la pandemia, cerchiamo di avvicinarci, che è la cosa migliore. Una sua impressione, visto che lei è una giovane ragazza, sull'allestimento delle luminarie in città? Adesso già da spente mi sembrano molto belle, ora aspetto di vederle accese, diciamo sono belle, particolari, diverse dagli altri anni, però poco sobrie, come aveva detto il sindaco, però particolari, aspetto di vederle accese. Come la sta vivendo questa situazione, questo Natale che comunque sarà anche diverso rispetto agli altri anni? Meno abbracci, meno baci, ma anche meno incontri? Sì, meno incontri, però diciamo che cerchiamo di rispettare le regole per poterci riabbracciare il più presto possibile con le persone che vogliamo bene. Mi farebbe piacere un tuo messaggio ai giovani a questo punto. Ragazzi, cercate di essere rispettosi delle regole perché così ne usciamo il prima possibile da questa situazione. Invece la signora, per concludere, visto che comunque ha un'esperienza di vita, che cosa ne pensa di questa situazione, signora? Secondo lei ne usciremo? Sicuramente la speranza c'è. Poi a questa età io faccio casa e spesa, non è che vado girando. Lei quanto lo sente questo Natale 2020? Non lo sento tanto. Lei quanto lo sente questo Natale? Ma forse quest'anno lo sento ancora di più, perché per forza di cose saremo costretti a trascorrere questo Natale con i più stretti congiunti. E potrebbe essere un'occasione per riscoprire dei valori che ormai la frenesia della vita ti fa dimenticare. Speriamo che tutto possa essere un triste ricordo, questa pandemia, e che tutto possa finire nel migliore dei modi. Un suo messaggio di speranza a chi guarderà questo servizio? Oggi è l'Immacolata Concezione. Possiamo dire a tutti quanti di avere più fiducia nelle istituzioni, più fiducia nei propri cari
e cercare di essere ottimisti, perché lasciarsi andare in questo momento particolare è veramente la cosa più sconsigliata da fare. Natale 2020 sarà un Natale diverso rispetto agli altri anni. Lei quanto lo sente quest'anno? Lo sento molto più forte degli anni passati, perché proprio la condizione di restrizione, diciamo normativa, ti fa sentire molto di più, diciamo, la sensazione della lontananza dei parenti. Ne parlavo con un amico poc'anzi, e quindi il fatto di dover restare lontano dagli affetti, per chi è fortemente legato agli affetti familiari, è una brutta sensazione. Quindi ancora è difficile riuscire a farsi capace di dover festeggiare il Natale magari senza la presenza dei propri genitori. Ecco, lei come lo trascorrerà quest'anno il Natale? Rigorosamente in casa con la mia famiglia a stretta, a mia moglie e ai miei figli. Sto ancora facendo un pensierino a mia mamma, magari la ospiterò per tutta la notte a casa mia. Un suo messaggio di speranza per chi guarderà questo servizio. Oggi è l'Immacolata Concezione, quindi si aprono le festività natalizie. Un augurio, diciamo, a tutte le famiglie, perché possa essere un Natale sereno, magari spensierato, e sicuramente auguro tanta salute a tutti. Quindi la cosa che mi sento di augurare, dopo aver avuto la perdita di due carissimi amici per questa bruttissima epidemia, è quella di magari stringere la cinghia e pensare che le feste passano, ma la salute è un bene che, diciamo, irrinunciabile. Quindi qualche restrizione, ma se questo vale a mantenerci in salute, va bene. Quindi un augurio di sereno Natale e auguro tanta salute a tutte le famiglie.